Ahimè, le campagne elettorali negli ultimi anni, quello perlomeno che io ho visto, sono campagne che alla fine hanno sì, una certa violenza, che obiettivamente non credo portino bene a nessuno, perché bisognerebbe invece cercare di essere un po' più puntuali nel raccontare i propri percorsi, i futuri percorsi politici e quello che diciamo, la politica può fare per aiutare la gente, invece che insultarsi costantemente. Ultimi giorni di campagna elettorale all'insegna dei toni accesi, a tratti violenti nelle dichiarazioni di alcuni candidati, ma a giudizio della deputata Sandra Savino la politica degli insulti alla fine non paga. E rispondendo alle domande dei telespettatori, la candidata di Forza Italia si è soffermata sul problema dei rincari dei prezzi dei beni di consumo a causa del caro energia. Le panetterie sono i laboratori, diciamo, sono fortemente energivori e in più c'è tutto il lavoro notturno, perché naturalmente anche questo ha un'incidenza maggiore rispetto alle attività che invece si svolgono in orario normale. Quindi bisognerebbe avere attenzione anche rispetto soprattutto a quelle aziende che producono dei beni essenziali, no? Anche dalla coordinatrice regionale di Forza Italia parte l'appello a recarsi alle urne. L'elettorato non è un elettorato sicuramente sciocco, è un elettorato che comprende bene chi ha di fronte, quindi farà le scelte opportune, ma sicuramente non facendosi condizionare, anzi forse provando un po' di fastidio rispetto a questi continui. Queste continue aggressioni tra i partecipanti a questa tornata elettorale. Un appello al voto, di non rimanere a casa ma di andare a votare. Il voto tra l'altro questa volta è molto semplice perché non occorre scrivere nomi, cognomi, da qualunque parte noi la guardiamo, ci sono due schede, Camera e Senato, e chiaramente uno vota esclusivamente mettendo la croce sul simbolo del partito che ritiene lo rappresenti maggiormente.